Amici, come il titolo ha suggerito, oggi andiamo a giocare a tutti i minigiochi di Netflix. Con una botta di risposta tra me e voi, li valuteremo e li metteremo all'interno di una tier list. E ce ne sono 10 in tutto, ovviamente sono minigiochi, non giochi da 3 ore, quindi abbiamo tutto. Partiamo dal basso. Abbiamo F di forse è meglio che non esista. D di direi che sto bene senza. B, quindi da D a B facciamo un saltino perché la C è inutile. B di bello ma una volta è sufficiente. A di ah, vedi che bel giochino. E S di sì, ci rigiocherei. Solo questi giochi? Sono solo 10 su Netflix. Sì, adesso ve lo mostro. Hey, molto velocemente voglio avvisarvi che domenica in live proveremo insieme tutti i minigiochi di YouTube. Quindi se non volete perdervi la diretta, attivate la campanella delle notifiche. Ah, e già che ci siete, iscrivetevi al canale, che ci stiamo avvicinando sempre di più ai 10.000 iscritti. Iniziamo? Che dite? Farò a caso, faccio così e clicco uno. Questo è proprio il Water Underwater Melon. Da grandi fusioni scaturiscono grandi angurie. Ah, ma è ancora Games. È Suica Game, ma al contrario. La frutta sale invece che scendere. Ma che stronzata. Allora, voglio vedere se almeno riesco a fare un melone, perché quello è l'obiettivo. Amici, qua bisogna diventare competitivi, in sto gioco. Nuova speedrun. Speedrun al melone, ragazzi, esatto. Che ce l'ha, aveva qualche... Wow! Un'altra mela che si fonde con l'arancia, che si fonde con la pesca. E abbiamo la noce di cocco. Ah, mi dà direttamente anche l'arancia adesso. Quindi ora così, così, così. Unitevi, noce di cocco! No! Nice! Ok. Dammi un'arancia, gioco, ti prego. Aspetta, così. Nice, nice, nice! No, non si stanno toccando gli ananas! Sheesh! Fuck, ragazzi. Fuck, stiamo finendo lo spazio. No, 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 quante ce ne mancano? Ok, due limoni fanno una mela. Ok, meno male. 42, 43... 44? Oh, mi sa che abbiamo perso. Raga, mi sa che abbiamo perso. Ok. Unitevi. Abbiamo fatto l'anguria. A posto. Comunque, Eds, sì, esatto, Eds. E io direi che è un gioco perfetto per... Direi che sto bene anche senza. Ma proprio dritto, dritto lì. The Almost Gone. Questo mi intriga già un po' di più, forse. Sono sveglio? Non sembra che sia così, ma non sembra neanche che stia dormendo. Ok. Please let this be a dream. Per favore faccia che sia un sogno. Sembra una scatola molto vecchia. Ok, posso aprire il cassetto. Ho trovato il manico. Così apro l'inventario. Posso metterlo qua? Ok. Viene la casa sull'albero. Sarei salvo lì. Ok, sembra molto interessante sta cosa, sapete? Ma wow! Qua è l'altra parte della stanza. E ora posso guardare col telescopio. Una perfetta notte per guardare le stelle. Non c'è una nuvola in vista. E credo sia una specie di escape room. Sapete quei giochi tipo puzzle? E lo finiamo, punto. Ok. Qua sono i segni dello zodiaco. Quello che ho visto io col telescopio è il leo. Ah, il leone! Ok, serve una chiave per uscire. Cacchio, ragazzi, sei intrippante sta cosa. Aha, questo è tipo il planetario. Allora, devo trovare quella del leo, che è quella che ho visto col telescopio, sono sicuro. Che è... Questa è quella del leo. E va bene. Credo che debba cercare tipo tutti i segni zodiacali. Ah, questa. Ok, abbiamo illuminato Leo. Ok, e quella tipo con... Mi sembra sia questa. Ok, fatto. Ma la chiave. Yes. Fatemi uscire. The parents loom locked. Ok. Qua posso andare invece? Chiudi, chiudi, chiudi. E... Che ansia però, Chris. Oddio, eh. Wedding, matrimonio. Ah, ok. Oh. Test di gravidanza. C'è una combinazione. Alcol più medicina più test di gravidanza. La stampante sembra che sia un animale che divora tutto. Madonna, mi ha preso un colpo. La storia qual è? Siamo un bambino che si è svegliato in questa cosa che non sa se è un sogno o un... O se è sveglio. Il pischello è bello che è morto. Sì, probabilmente sì. Ok, non c'ero mai stato in cucina. Ah, another lock, another secret. Ah, ok. Devo trovare un simbolo per aprire questo. Anche perché questo è il simbolo rosso. Secondo me devo fare questo come simbolo rosso. E come simbolo verde non ho più pallida idea. E devo farlo anche dall'altra parte. Uguale, forse? Non credo. I need to make two different shapes. L'ho capito. Così? Una casetta? Trovata. A posto. Vaffanculo. Allora, una croce devo fare praticamente. Così.
Qua dentro cosa c'è? Alcol! 16, 50 di pillole e credo 11. Dov'è la cassaforte? Vedi, alcol, medicine e incinta, quindi... Yes! Chiave? Key to the bedroom. Andiamo nella stanza di genitore, ragazzi. Cosa c'è qua dentro? Sono fuori! Allora, stop. Se non fossimo in live e dobbiamo provare ancora 8 giochi, fidatevi che a giocarlo... Cioè, io devo metterlo su sì, ci rigiocherei, perché tornerò a giocarlo per finirlo. 100-100, garantito. Io S di sì, ci rigiocherei, lo do a Almost Gone. Volevo provare questo del razzo, mi ispirava. Rocket, un esperimento di Netflix. Trova la mappa stellare antica e fuggi per raggiungere il prossimo pianeta. Yeah! Super evviva! Cioè, è tutto qua? Ma se vado contro una roccia? Non c'è neanche il danno da contatto? Ma che schifezza, raga! Il tuo razzo ha bisogno di carburante per esplorare. Ah, ora mi metti la benzina. Quindi bisogna trovare la mappa stellare antica. Ah, ok. Ok, adesso l'ho aggiunto, quindi... Ok, ok. Ora un pelino più senso. E non gli do una F solo perché alla fine ha aggiunto la salute, il carburante, qualcosa. Però direi che sto bene anche senza. Next, gioco col cervo. Building the castle. Sei il re? Certo. The spirit looks at you thoughtfully, then disappears. You enter the courtroom. Entri la corte. Ok. Ah, ok. Allora, questi sono tutti a metà. Swipe slowly to see the answers and the consequences for the kingdom. Ma è tipo un gioco di gestione? Potrebbe causare una guerra. Sposiamoci, ah? Ok, è aumentato tutto. Molto bene. Va bene. Abbiamo governato 5 anni. Let's go. The invading armies are using trebuchet? Stanno usando catapulte? Se attacchiamo perdiamo tutti i soldati. Difendiamo. Sì, perdiamo un po' di persone, ma non fa niente. My lord, would you like to taste my cake? Ci fidiamo di Lady Grey o mi avvelena questa? No, mi dispiace zia, non mi fido di te. Un terremoto ha distrutto tutto. Devo prevenire che ci siano rapine oppure salvare i civili. Quindi non posso, così. Ehi, le persone stanno ribellando. Ho fatto un casino. The king is dead. Shit. Ok, allora S-tier no. Allora, S-tier no. Quindi lo metto qua. In A. No, non dico che non è S, eh. Non dico che non è un bel gioco. È simpatico. Però A. No, non... dai, non esageriamo, ecco. Perché c'è una nonna? Spari i cristalli per avanzare. Scava più in giù che puoi. Ma è Peggle! Ma è praticamente Peggle, ragazzi! Per l'amor di Dio, usciamo da sta parte. E direi... E che forse è meglio che non esista, è un po' troppo. In caso, se gli altri sono belli, lo mettiamo qua, dai. Giusto per averne qualcuno qua sotto. Andiamo avanti con Oxenfree, che a quanto pare la gente diceva che era bello. Ok, interessante. Stanno chiacchierando il più del meno e io posso scegliere cosa dire. Per ora è intrigante. È intrigante, però finora è un po' ovviamente blando. Ok, allora. Mi hanno detto che sei stato in prigione? Mi hanno detto che tua mamma è morta? Che cacchio di scelte sono? Allora. Stop. Non so bene come valutarlo. Lo valuterò per quello che abbiamo visto finora. E ovvero... Non lo so, per come sono fatto io, lo metto in cima alla D perché riconosco che è un bel gioco, ma direi che sto bene senza. Non mi fanno impazzire questi giochi qua. Sì, boh, no, effettivamente non può stare allo stesso livello di Mining Adventures. Abbiamo ragione. Avete ragione. Sì, A. Ah. No, mi avete convinto. E passare da D a A, so che è un bel salto, ma ho visto i giochi con cui lo stavo mettendo vicino. No, è un A. È un A secco. Va benissimo A. Link, Twin. Ok, è uno di quei giochi, ok. Vabbè, questo è un giochino proprio, cioè, stile proprio minigioco. Ok, no, non mi piace.
non mi piace, cioè almeno è simpatico ma non mi piace. Direi che sto bene senza. Se questo è da D, quella obbrobrio là, forse è meglio che non esista. Lo mettiamo in F. Fai Infernax? Facciamo Infernax, va bene. Questo mi ispirava perché ho visto una piccolissima preview e sembra veramente figo, forse, eh? The Arcade Crew? Hold on a second. Hold on a second. Oddio, ragazzi, Metal Slug è oddio, è Metal Slug del Medioevo. Oddio! Posso saltargli sopra? No, la risposta è decisamente no. Holy shit, che schifo. Va finito, sì, sono d'accordo. Con gli XP posso anche aumentarmi. Oh mio Dio. Aia. Ya. No, 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 no. No, 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 no. Oh, fuck. Ora che violenza quando muoio. Costa 20 euro su Steam? Ma ti credo, ne vale la pena. Ah, di qua non posso passare. Devo sbloccare il doppio salto, mi sa. Ah, fanculo, gli occhi. Ehi, questi non muoiono, raga. Ok, cesta. Duke Demon, please aid us in battle. Aiutaci in battaglia. Welcome horse. Ah, siamo a casa. Posso salvare il portone? Le mie povere guardie! Andate tutti su Netflix a giocare a questo gioco! Ora! Ora! È molto banale come boss, eh? Problem solved, village saved. Ha fatto un massango quel boss. Va bene, allora. Ovviamente, senza neanche dire niente. Qua sì che ci rigiocherei. Hai voglia. Sono quasi tentato di farci una serie su sto gioco. Stiamo scherzando. SD sì ci rigiocherei tutta la fottutissima vita. Reigns, Three Kingdoms e Story Warriors. Ah, ma aspetta, ma Reigns, Three Kingdoms è lo stesso di quell'altro solo in un'altra ambientazione? Inisce in test environment. Ok, forse non è lo stesso. No, ok, è lo stesso. Solo moderno. Oh, fuck. Ah, passiamo dal 2024 al Jizhou del 183. Ok, allora, questo è simpatico, ma è lo stesso di prima. Non so bene come valutarlo. L'altro l'abbiamo valutato A. Io questo direi bello, ma una volta è suf. Amici, andiamo con l'ultimo, perché l'ultimo mi incuriosiva molto. Questo è lo stesso di quell'altro, solo con un'altra storia. C'è chi piace tanto, a me così così. Andiamo con Story Warriors, l'ultimo dei 10. Vediamo un po'. Ok, la musica è catchy. Story Warriors, Fairy Tales. He yelled as rush forward as let. Che devo fare? Use. Ah, to move. Bella, ok. Ah, vai alla fine, entra nella porta. Tutto qua. Bella was amazed. She found herself walking across the floor. Made of words. Just ahead the white rabbit produced a key. Ah, no, devi usare le parole per use to unlock a door at the end of a long hall. Hurry, he yelled again. Ok, devo usare praticamente le parole nella storia. Bucket, water. Wow, Bella found she could use words the same way. Molto interessante. Mi ha un po' rotto le palle. Per concludere in bellezza, fa dritto dritto anche questo in bello, ma una volta è più che suf. Qua. E signore e signori, direi che questa può essere la nostra classifica finale.